Ciao a tutti, sono Attilio Cianni, sono un pittore iperrealista. Sin da bambino ho avuto la passione per il disegno, mi ha trasmesso questa passione mio papà. Avevo la passione per gli animali da bambino e chiedevo a mio papà di disegnarmi questi animali che io adoravo e poi provavo a ricopiarli. Mario Donizetti mi ha cambiato la vita perché finché, diciamo, ero da solo, non avevo veramente una guida. Con lui ho trovato la persona, il maestro, che mi ha detto quello che dovevo fare se volevo migliorare. Da prima ho fatto copia degli antichi maestri del Rinascimento, quindi Raffaello, Michelangelo, un sacco di studi, di disegni, l'anatomia. Quando ho visto che riuscivo fedelmente a ricopiare qualsiasi cosa che vedevo, ho detto perché non provare a fare dell'iperrealismo. Facendo queste stampe in bianco e nero ho iniziato a fare questi ritratti. Il primo è venuto abbastanza bene, il secondo l'ho esposto ad Arte Salerno e con quello ho vinto il primo premio Arte Salerno. E da lì è partita la svolta della mia vita. Ho capito che quella era la mia strada. Dopo poco tempo ho conosciuto il mio gallerista attuale, Franco Senesi, che mi ha proposto di lavorare con lui, dopo che ha visto 3 o 4 lavori miei, e da lì ho iniziato questa carriera, diciamo, di artista professionista. Adesso sto lavorando a dei soggetti iperrealisti, di pura fantasia, ispirati al mondo della natura, quindi queste donne con i fiori, immersi nel paesaggio, anche con memorie toscane, alludendo al Rinascimento. E diciamo che questo cerchio che racchiude la testa delle donne con i fiori che vanno a rappresentare la rinascita, diciamo che adesso mi rappresentano perché è il mio marchio di fabbrica. Sono fortunato a lavorare con Franco Senesi di Liquid Art System perché lui comunque ha un mercato internazionale e mi ha dato la possibilità di farmi conoscere anche all'estero. Ultimamente ho avuto anche la fortuna di essere stato ingaggiato da MPA, Milano Painting Academy, un'accademia di belle arti basata sullo stile rinascimentale della bottega. Quindi cosa hanno fatto loro? Hanno pensato di incanalare tutti gli allievi come se fossero ancora nel Rinascimento, nella bottega del Verrocchio a Firenze. La tecnica unita alla sapienza antica più la tradizione e l'innovazione penso che sono delle cose che vanno tramandate ai posteri, anche perché l'Italia ha bisogno di una svolta, secondo me, anche sotto questo aspetto. Ciao, sono Attilio Cianni.